Buongiorno amici di Vai Elettrico e bentrovati. Siamo a bordo di Volkswagen ID3. No, forse qualcuno l'avrà scambiata per la mia, non è la mia Volkswagen ID3. Questa monta batteria da 77 kWh netti utilizzabili. La testeremo su un percorso autostradale che da Rovereto Sud ci porterà fino a Modena e rientro. Autostrada 22, quindi 150 km in direzione sud e 150 km in direzione nord fino a tornare in questo punto. Testeremo quindi il consumo autostradale di quest'auto e ovviamente di conseguenza anche l'autonomia. È possibile percorrere 300 km e avere ancora un po' di batteria? Vediamo come andrà. Naturalmente, contatore dei consumi azzerato, vi mostro la modalità di guida che sarà la modalità comfort, climatizzatore acceso e impostato alla temperatura di 20 gradi, in questo momento all'esterno ce ne sono 16,5, ovviamente batteria al 100%. E al solito vi mostro, prima di partire, le condizioni dell'auto e ambientali. Abbiamo una temperatura di 16,5 gradi, oggi è parecchio caldo per essere inizio febbraio. Batteria al 100%, direi che possiamo partire. E se da una parte siamo favoriti in questa prova dal fatto che abbiamo oggi temperature sostanzialmente quasi primaverili nonostante siamo a febbraio, dall'altra parte siamo un po' penalizzati dal fatto che quest'auto monti in questa versione cerchi da 20 pollici pneumatici ovviamente invernali. Sono le 16:30, andiamo! L'autostrada oggi, come dicevo, sembra piuttosto sgombra, quindi dovrebbe essere possibile tenere una velocità media sufficientemente alta per il nostro test. E amici, siamo a poco più di un terzo del nostro percorso, 102 km in questo momento, sono trascorsi 48 minuti dalla partenza, siamo riusciti a tenere una media davvero molto vicina ai 130 km orari. Speriamo che il traffico sia nostro alleato fino alla fine, in modo da assaggiare se davvero quest'auto è capace di ciò di cui io sono convinto sia capace. Siamo al punto di intersezione tra la A22 e l'imbocco della A1, pochissimi chilometri, 1,7 km, e usciremo dall'autostrada per rientrare immediatamente in direzione nord. Siamo al giro di boa. Cari amici, siamo nuovamente in A22, naturalmente direzione nord, e ovviamente è chiaro in vari svincoli di intersezione tra A22 e A1, uscita dal casello, rientro dal casello, ci hanno fatto abbassare un po' la velocità media. Se prima eravamo molto molto vicini ai 130 km/h di velocità media, ora siamo attorno ai 123-124 km/h in questo momento. Vedremo se riusciremo a recuperare sfruttando un po' la tolleranza dei limiti di velocità. Ovviamente così facendo, ovvero procedendo a velocità seppur di poco superiore ai 130 km/h per riportare la media di velocità il più possibile vicina ai 130, penalizzeremo un po' il nostro consumo medio. Ma il senso è, se riusciamo a fare quello che faremo, ovvero coprire questa distanza con questa variabilità, invece che procedere a 130 km/h costanti sempre, tanto più questo sarà possibile procedendo appunto a velocità costante.
E amici, siamo a 2 ore esatte dalla partenza, 250 km percorsi, mancano 50 km all'arrivo, sono riuscito a recuperare parecchio, sono molto vicino alla velocità media, così, obiettivo, che è quella di 130 km orari. Due ore e 19 minuti, 20 minuti in questo momento, 295 km percorsi, 128 km orari, la velocità media, 24 kWh per 100 km il consumo. Usciamo e facciamo qualche considerazione insieme. Eccoci quindi nuovamente presso il parcheggio del casello di Rovereto Sud, vedete sono le 18:55, la nostra percorrenza totale è stata di 297 km secondo il computer di bordo, qualche piccola differenza con quanto previsto da Google Maps che prevedeva 300 km netti, vedete 126 km orari la nostra velocità media, 23,9 kWh per 100 km il consumo. Stato di carica finale del nostro test 4%. 300 km coperti quindi a velocità di quasi 130 km orari di media in circa 2 ore e 20 minuti. Lo stesso tempo di un'auto termica, un tempo addirittura inferiore a quello proiettato da Google Maps su questo percorso. Un risultato degno di nota, ricordo che questa è la versione di ID3 con batteria da 77 kWh netti utilizzabile, 82 kWh lordi. Stiamo ricaricando, si può sempre fare in qualsiasi situazione? Certamente no, siamo partiti con la batteria carica al 100%, da casello a casello questa è stata la nostra performance. Ovviamente in un viaggio reale bisogna capire come partiamo, quali possibilità di ricarica abbiamo lungo il percorso e se abbiamo la necessità effettivamente magari di effettuare una ricarica in più. In questo tipo di test cerchiamo di capire semplicemente fin dove ci si può spingere con l'auto. Ricordate una cosa importante, lo 0% di batteria a cruscotto non è lo 0% di batteria utilizzabile, c'è sempre ancora una scorta e comunque anche presso una colonnina fast, non ultra fast, ma fast semplicemente come quella che c'è qua nel parcheggio del casello di Rovereto Sud, abbiamo una potenza disponibile di 50 kW, nel tempo di questa clip abbiamo ricaricato dal 4 al 11%, al momento la proiezione dei chilometri è di 33 km, voi sapete che io non guardo generalmente mai l'indovinometro, ma in questo caso è assolutamente realistico, visto che è calcolato sulla base della percorso che abbiamo fatto fino adesso, sulla base del consumo che abbiamo avuto negli ultimi 300 km. Spero che questo video vi sia piaciuto, è da un po' che non ve lo chiedo, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mi aiuterete a fare tanti altri video come questo e fatemi sapere cosa pensate delle possibilità future in termini di utilizzo autostradale delle auto elettriche e di quest'auto in particolare.